Quello che tenterò di fare oggi è intanto di darvi un brevissimo quadro delle esperienze che Fondartigianato ha fatto, soprattutto in numeri, e provare, come dire, a raccontarvi a voce alta qualche riflessione sul valore della formazione, ma soprattutto dove si colloca oggi e dove dovrebbe andare la formazione del domani. I principali numeri di Fondartigianato sono questi. Come vedete, 170.000 sono le imprese aderenti al nostro fondo, 630.000 i lavoratori impiegati in queste imprese. Abbiamo sino ad oggi stanziato 270 milioni di risorse che hanno permesso di mettere in formazione 211.000 persone, 25.000 imprese e la nostra offerta formativa si attesta ad una media di 44 ore di formazione all'anno per dipendente. I principali asset di Fondartigianato, anche noi quest'anno compiamo 10 anni, quindi siamo ancora bambini rispetto a tante esperienze nel campo della formazione, sono quelli di intervenire sui temi dello sviluppo locale, quindi favorire sostanzialmente le imprese ad inserirsi nei processi di sviluppo relative ai contesti nei quali operano, sull'innovazione, la competitività e l'occupabilità ovviamente delle persone. Le principali innovazioni sulle quali abbiamo lavorato in questi 10 anni riguardano gli strumenti, nel senso che abbiamo operato molto con lo strumento del voucher. Stiamo oggi sperimentando uno strumento che si chiama acquisto di servizi formativi, che permette sostanzialmente all'impresa di acquistare sul mercato la formazione che più, diciamo così, risponde alle proprie necessità nella logica di una formazione che accompagna i processi di innovazione, quindi anche gli acquisti di macchinari, o addirittura, come dire, la formazione obbligatoria, quella riferita soprattutto all'innovazione di prodotto e di processo. Come modalità formative abbiamo investito molto, per favorire le imprese a sviluppare formazione che non sia, diciamo, quella classica, quindi formazione di aula, ma formazione attraverso studi di caso, che vuol dire la formazione cresce mentre studio la mia impresa e quello che serve alla mia impresa, il coaching, la formazione in accompagnamento, tant'è che da quando siamo partiti l'aula, come dire, rappresentava per noi una formazione che si aggirava intorno al 90% di attività, oggi è intorno al 50%, quindi abbiamo investito molto affinché ci fosse questa capacità anche di innovare le modalità formative. L'ultima innovazione è relativa alle modalità di candidatura. Chiaramente io parlo di questi temi perché noi siamo un fondo che gestisce risorse pubbliche, quindi siamo obbligati a offrire formazione attraverso inviti, attraverso bandi. Chiaramente questi cozzano molte volte con le esigenze delle imprese, cioè di fare velocemente, quindi abbiamo individuato modalità formative, soprattutto quelle a sportello, quindi che permettono alle imprese nell'arco di 15 giorni di poter candidare la propria proposta e di poter partire con la propria formazione. Ora proverò, come dire, a descrivervi uno scenario che secondo noi oggi è il contesto nel quale viviamo e come la formazione potrebbe favorire l'uscita da questa fase particolarmente difficile. Quindi ragioniamo di imprese lavoro, le imprese attive nell'industria ad oggi nel nostro paese, diciamo che le statistiche 2001-2011 ci dicono che sono il 17,5% del dato complessivo delle attività. Per quanto riguarda la produttività e il valore prodotto, queste imprese dal 2007 purtroppo non crescono. L'occupazione cresce fino al 2008, poi per crollare e raggiungere percentuali ad oggi che purtroppo conosciamo tutti, a settembre 2014 ci dicono un dato del 12,6% con oltre il 40% di giovani. Ancora il contesto rispetto alle imprese del lavoro ci dice che i salari sono in continua flessione,
che il lavoro non aumenta e soprattutto quando aumenta, diciamo, le nuove occupazioni hanno forme di precarizzazione e quindi, come dire, rispondono a tipologie contrattuali che non permettono di costruire diciamo così, un raggio abbastanza importante di futuro. Si parlava prima molto nell'intervento di futuro. Questi dati chiaramente si inseriscono in un contesto globale dove vediamo che il sistema mondiale, come dire, è sempre meno in equilibrio. Infatti crescono le differenze sul costo del lavoro, in modo particolare tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Crescono rapidamente le economie low cost e le conoscenze sono facilmente replicabili. Come vediamo, gli effetti della globalizzazione ci dice che niente sarà più come prima. Se vedete questi dati, prendiamo i paesi del BRIC, nel 2000 erano posizionati come valore di produzione intorno al 12,8, oggi sono al 39,3. Prendiamo l'Italia, eravamo al 4,2, oggi siamo al 2,6. Quindi questo dice che siamo in una situazione di economia particolarmente fortemente in movimento. Sul fronte dell'internazionalizzazione vediamo che sempre sul costo del lavoro il divario tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo è notevole e che l'offerta industriale in termini di grandi numeri cresce sempre rapidamente nei paesi low cost. Dico queste cose perché noi ci dobbiamo interrogare su quale tipo di contributo possiamo dare ovviamente nel nostro paese, quindi qui in Italia. La conoscenza, come dire, rispetto a questa fase di evoluzione è sempre più esportabile, replicabile e codificata. Qui vorrei, come dire, proporvi una riflessione per cercare di capire se la formazione oggi deve, o è meglio che si collochi, dentro a una concezione di crisi o dentro, come dire, a un supporto verso la transizione. Perché è molto importante, almeno dall'osservatorio che vediamo noi. Tant'è che io ritengo si possa affermare che l'approccio di formazione necessaria per uscire dalla crisi è un approccio, come dire, che ci fa rimanere fermi, perché la crisi ci dà il senso di pensare a qualcosa che passa, no? Cioè, come una malattia, oggi sto male, ma poi prima o poi passa. Ecco, io credo che invece noi dobbiamo rapportarci al tema della formazione pensando che oggi siamo in una grande fase di transizione e che quindi abbiamo bisogno, si diceva e mi ripeto, di costruire un'idea di futuro, e la formazione è uno dei motori per costruire un'idea di futuro. Quindi creare le condizioni per riposizionare il nostro sistema economico, produttivo e sociale, generare nuovi fattori competitivi, ridesignare la posizione delle filiere globali, e la conoscenza, io credo, noi possiamo assolutamente affermare che è il cuore di questo processo. Perché è il cuore di questo processo? Quindi come promuovere e sostenere la sfida? Attraverso forme forti di innovazione che partono dall'offerta formativa, dagli strumenti e dalla modalità con cui si può permettere alle imprese e ai lavoratori anche di ottenere risorse pubbliche per fare formazione e ovviamente innovazione. Dentro questo processo la centralità sono le persone e il sapere. Quindi se partiamo da qui, credo che dobbiamo provare, noi come Fondo Artigianato lo stiamo tentando di farlo, a costruire una nuova sequenza che abbini il tema della conoscenza con il tema dello sviluppo. Quindi la conoscenza in funzione dello sviluppo delle persone, ma soprattutto dello sviluppo delle imprese e dei sistemi. Quindi, se questo è, ritorniamo al concetto che vi esprimevo prima, la crisi può essere
affrontata e concepita dal punto di vista della conoscenza replicabile, mentre la transizione deve essere concepita e, come dire, aiutata nel senso di creare e generare conoscenza. Ancora, il lavoro più tipicamente esecutivo può essere, diciamo così, definito come conoscenza codificata, mentre il lavoro innovativo, quindi il lavoro del futuro, può essere impostato e soprattutto promosso come conoscenza generativa. Vediamo la terza sequenza dal punto di vista di un soggetto come Fondo Artigianato che mette a disposizione risorse per finanziare la formazione, qual è il, diciamo così, il processo di sviluppo che dovrebbe generare e sul quale chiaramente stiamo lavorando. Oggi i sistemi di formazione, prevalentemente quelli che offrono risorse pubbliche, sono più concentrati su un'offerta formativa che tende a mantenere, quindi una, vuol dire, una sorta di formazione che fa manutenzione delle competenze e che quindi tende a mantenere gli assetti di carattere organizzativo piuttosto che produttivo. Noi dobbiamo invece investire molto su un'offerta formativa che crei, come si diceva, sviluppo e che quindi permetta di generare in modo particolare idee. Quindi, avviandomi alla conclusione, per guardare in avanti, la riflessione sulla quale ci stiamo concentrando è pensare ad una formazione che non sia una formazione spot. Quindi la formazione deve essere sempre di più un processo di pianificazione, di investimento, quindi che non si ferma al oggi ho bisogno di questo, ma oggi ho bisogno di questo e nel momento in cui ho realizzato questo che cosa mi servirà subito dopo. Quindi c'è bisogno di una formazione che segue un processo e uno sviluppo. Quindi ovviamente non esclusivamente per bisogni contingenti. Di solito l'analisi del fabbisogno che siamo abituati a conoscere è quella che guarda la fotografia odierna, difficilmente va molto oltre la fotografia odierna. Quindi abbiamo bisogno di investire molto su piani di sviluppo a medio termine. Bisogna che aiutiamo le imprese e le persone a fare degli investimenti su se stessi e chiaramente sulle strutture organizzative che abbiano un profilo di prospettiva e che quindi, come dire, non rispondono solo, faccio un esempio banale, ho acquistato questo macchinario e quindi ho bisogno di questa formazione. Generalmente oggi la domanda è molto su questo, oppure ho cambiato questa modalità di confezionare il mio prodotto e quindi ho bisogno. Lo sforzo che dovremmo fare è cercare di capire dopo questo, per garantire un piano di sviluppo dell'impresa, come si può andare. Quindi abbiamo bisogno di investire sulla formazione individuale ed insieme, perché chiaramente l'insieme è l'impresa, investire sulle idee delle persone, cioè le persone devono diventare protagoniste del proprio sviluppo e della propria formazione. Quindi l'analisi che noi dobbiamo fare in termini di fabbisogno deve essere un'analisi che dura nel tempo. Abbiamo bisogno di investire sulla creatività soggettiva. Da questo punto di vista, nella vision di Fondo Artigianato, cosa dovrebbe entrare? Dovrebbe entrare l'idea di non strutturare un progetto formativo per richiedere un finanziamento nell'ottica oggi ho fatto l'analisi del fabbisogno, questo è quanto mi serve e poi mi fermo lì. Ma bisognerebbe invertire il processo per aiutare, diciamo così, il nostro sistema ad uscire da questa fase di transizione. In che modo invertire il processo? Partire da quel tipo di fabbisogno immediato e costruire il progetto a distanza di un anno, di due anni, cioè quando io ho terminato la mia fase di formazione.
cerco di spiegarlo meglio. Io parto oggi con una formazione e mi accorgo che questa formazione ha bisogno di essere ritarata. Quindi avrei bisogno di aggiungere qualcosa in più. Ma se il mio progetto è già strutturato e già finanziato, questo non lo posso fare. Se il mio progetto non fosse già definitivamente strutturato, ma fosse, come dire, l'inizio di un percorso, allora io posso, nel tempo che mi necessita, aggiornare, implementare, integrare e quindi dare spazio alle idee, dare spazio alla creatività soggettiva e al valore aggiunto che ogni singola persona può mettere. Ho finito, quindi per quanto ci riguarda riteniamo che chi si occupa di formazione pubblica, quindi finanziata, dovrebbe rimettere in questo contesto ovviamente di nuova programmazione al centro le persone, le imprese, i territori, il lavoro, cambiare i modelli di business con le leve della conoscenza, catturare gli stimoli e quelle che potremmo chiamare le onde del cambiamento. Quindi metterci nelle condizioni di gestire la complessità. In questo caso potremmo dire che il lavoro si fa impresa. Quindi la distinzione tra il lavoro e l'impresa viene scemandosi, nel senso che possiamo passare, come dire, da una struttura che tipicamente ha visto lavorare il sistema della formazione pubblica partendo, diciamo così, dai concetti fondanti del fordismo a quelli del post-fordismo. Io vi leggo solo questi, quindi diciamo così, una formazione che è in grado di assumersi il rischio, quindi assume la responsabilità, che è in grado di sostenere l'autonomia e quindi l'esercizio delle competenze, una formazione che è in grado di promuovere le intelligenze e quindi il sapere del capitale umano e di rischio. Ho finito, queste sono a mio parere le cinque onde sulle quali noi dovremmo investire in termini di formazione al fine di favorire questo processo di trasformazione, di transizione. Come vedete, al centro la conoscenza generativa, ai lati la creazione di reti del sapere, reti di imprese, reti di sistemi, l'automazione, la ripersonalizzazione, le produzioni mondiali e la globalizzazione. Mi fermo qui, vi ringrazio. Grazie mille a Tiziana Baracchi.